A Roseto degli Abruzzi, la recente approvazione lampo dell'assestamento generale di bilancio e della salvaguardia degli equilibri finanziari per il 2024 ha acceso il dibattito. Durante l'ultimo consiglio comunale l'opposizione ha espresso forti critiche riguardo alla rapidità con cui queste misure sono state approvate. Secondo la minoranza, l'approvazione rapida di tali misure finanziarie potrebbero nascondere problematiche che necessitano di un'analisi più approfondita e di un dibattito pubblico. Sì, dall'ultimo consiglio c'è stata, diciamo, la conferma di quello che ho detto nella precedente conferenza stampa, che nel comune di Roseto c'è un po' di confusione, ma oltre alla confusione c'è anche un atteggiamento, un metodo della maggioranza che io ho stigmatizzato sul fatto che comunque sia si approfitti di certe situazioni e di certi momenti per votarsi provvedimenti che secondo me dovrebbero essere oggetto di ampia discussione, e ovviamente questo togliendo le prerogative all'opposizione per quelli che sono i loro diritti. Un altro punto di contesa riguarda la decisione dell'amministrazione comunale di spostare la caserma dei carabinieri. Questa scelta ha sollevato ulteriori preoccupazioni e critiche da parte dell'opposizione, che ritiene che il trasferimento possa avere implicazioni significative per la sicurezza e la logistica della città. Sì, io penso che nella nostra città la caserma dei carabinieri rappresenti, diciamo, qualcosa di veramente importante, no? Per tutti i cittadini. E presentare in consiglio comunale una mozione che ha già deciso, no, in cui è scritto che è già deciso che la caserma dovrà andare in via Marcacci, quindi nella zona estremamente nord di Roseto, vicino al Borsacchio, spostandola dal centro dove è stata per oltre 40 anni, beh, io penso che forse questo debba far riflettere. Io in consiglio comunale ovviamente ho già espresso un giudizio in modo preciso e puntuale: la caserma dei carabinieri deve rimanere lì dove è stata per 40 anni. Se la caserma non è adeguata a livello architettonico, a livello, diciamo, strutturale, va abbattuta, rifatta. La caserma si può spostare proprio davanti al Proust Monti, sono i nostri locali di oltre 200 metri quadrati in cui la caserma potrebbe andare benissimo in modo provvisorio. Se ci sono fondi, come i fondi possono essere reperiti, in un anno la caserma si costruisce, io non vedo perché bisogna spostare, diciamo, questa struttura in un posto, diciamo, così lontano dal centro.